Delta del Team Astra, un risultato che acquista particolare valore in virtù dei nomi che lo precedono in classifica. Il rally della Costa Brava, inoltre, ha rappresentato il canto del cigno della Lancia Delta e neanche l'abilità del campione del mondo uscente, Carlos Sainz, ha saputo regalare alla casa torinese un risultato che potesse ripagarla delle delusioni patite durante l'anno. Questa è una macchina che va... una bella macchina, però pensare che una macchina senza sviluppare per arte de magia, come diciamo noi, va a essere eternamente competitiva, questo non, ovviamente non tutto il mondo che capisce un po' di competizione lo sa. Con un ritiro per un problema elettrico nel corso della prima tappa si è quindi concluso un ciclo incredibile di un'auto che ha fatto storia. Chissà quanto tempo dovremo ora aspettare per ritrovare un'altra macchina italiana in grado di ripetere, almeno in parte, gli stessi risultati.